Poracci, Pulirula è uno dei giochi più assurdi di sempre e prima o poi ce lo giochiamo tutto gonfiato in live. Vi dico solo che questa scena che ho messo è una delle più tranquille. MR arriva per primo, scrivendo il titolo in una delle modalità corrette possibili, mentre Davide decide di copia e incollare la lista dei giochi SNES dalla A alla J. Quindi non solo ha sbagliato piattaforma, ma pure la lettera. Più sbagliato di così non si può. Complimenti per l'impegno. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. And you? Chi? Interesting. A pair of snakes. Nice to meet you, snake. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con gli occhi di due colori diversi. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e anche lunghissima. Analizzeremo nel dettaglio tutti i risultati ottenuti da Nintendo in quest'anno fiscale e anche alcune delle risposte più importanti date dal presidente Furukawa agli investitori. Poi parleremo del nuovo modello di PS5 in arrivo e infine parleremo anche del rinvio di Starfield e Redfall al 2023. Prima di iniziare però, come al solito, smettetela di aspettare l'arrivo di Switch Pro e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Poracci, vi invito a guardare l'edizione giapponese dell'Indie World di ieri, perché è praticamente un'altra presentazione. Solitamente quando si tengono questi eventi digitali, tra Occidente e Oriente ci sono sempre delle differenze marginali. A volte alcuni titoli vengono sostituiti con altri, ma l'ossatura dei Direct rimane sempre la stessa. Questa volta però i 20 minuti pubblicati per il mercato giapponese differiscono incredibilmente da quello che abbiamo visto ieri. Tra gli highlights ci sono di sicuro il focus su Omori, con tanto di data di uscita, prevista per il 17 giugno, il gameplay a 60 fps di Neon White, i maggiori dettagli su One Shot e Opus, relegato inspiegabilmente nella carrellata finale nella versione occidentale. Non nascondo che un indie world del genere mi sarebbe piaciuto nettamente di più di quello che abbiamo ricevuto ieri. Lo avevamo detto, le probabilità di riuscire a vedere Silksong nell'indie world erano bassissime, se non nulle, ma il Team Cherry si è svegliato dal letargo per dare un messaggio che ha riacceso la speranza dei fan. Silksong è stato nominato dal blog di Unity come il titolo più atteso dell'anno e un rappresentante del Team Cherry ha così commentato l'assegnazione del premio. Siamo onorati per questo premio e apprezziamo enormemente tutti i fan che danno supporto mentre lavoriamo al gioco. Grazie mille. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo condividere il gioco con tutti voi e di sicuro non manca ancora molto. E dai, sì, ci vogliamo credere, anche perché abbandonare le speranze adesso non avrebbe senso. Fan di Hollow Knight, fossi in voi, punterei gli occhi verso il periodo delle E3. Potrebbe essere il momento in cui Team Cherry deciderà di alzare definitivamente il sipario su questo attesissimo secondo capitolo, o almeno speriamo. Procede molto più spedito invece Multiversus, il clone di Smash che vedrà sfidarsi tra di loro personaggi presi dall'universo delle proprietà intellettuali di Warner Bros. Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma dal 19 al 26 maggio si terrà una closed beta su invito che permetterà ai partecipanti di testare la bontà del combat system e anche dell'infrastruttura online. Speriamo bene per questo free to play, per me le premesse per tirare fuori un ottimo clone di Smash ci sono tutte, anche se la natura free to play un po' mi spaventa. Voi cosa ne pensate? Va bene, passiamo alle notizie del giorno, è giunto il momento di analizzare i risultati finanziari di Nintendo per l'anno fiscale 2022, che è terminato lo scorso 31 marzo. Come al solito questi resoconti ci aiutano a capire l'andamento del mercato, ma anche quali potrebbero essere le strategie nell'immediato futuro di Nintendo. Partiamo da quello che sicuramente è il dato più interessante di tutti. Switch continua a vendere molto e ora la famiglia di hardware ha superato il totale complessivo di 107 milioni di unità vendute. Un bel record che lo avvicina ai sistemi più di successo di sempre. C'è però un grosso ma. Rispetto al precedente anno fiscale, le vendite complessive sono calate del 20%, un crollo dettato sicuramente dalla difficoltà nel produrre sistemi comune a tutte le grandi aziende, ma anche dall'assenza di un titolo come Animal Crossing, che nel precedente anno fiscale aveva gonfiato incredibilmente le vendite del sistema. Quindi sì, le vendite di Switch stanno calando e, come vedremo in seguito, anche l'atteggiamento di Nintendo nei confronti della longevità della console. Altrettanto impressionanti sono le vendite dei software, ben
39 titoli, di cui 26 first party, hanno superato il milione di unità vendute. Impressionanti i remake di Diamante e Perla, fermi a 14,65 milioni, e ancora di più strabilianti i 12,64 di Arceus, che nonostante la singola edizione si conferma come uno dei giochi più venduti in assoluto dell'anno. Più di 11 milioni di queste copie sono state vendute in 10 settimane, e Kirby e la Terra Perduta ha piazzato 2 milioni di copie in solo 2 settimane, piazzandosi così immediatamente vicino al podio dei titoli più venduti della serie. Benissimo Dread, che con quasi 3 milioni di unità sbaraglia tutti i record ottenuti in precedenza e si posiziona addirittura sopra Prime, come il Metroid più venduto di sempre. E se non è questo un segnale che Nintendo dovrebbe riprendere in mano con serietà la serie, io non so che dire. La top 10 dei giochi più venduti su Switch rimane sostanzialmente invariata, se non per Diamante e Perla, che entrano di prepotenza in classifica, ma tranquilli che con altri 10 milioni di copie Mario Kart rimane saldamente in cima alla classifica, con oltre 45 milioni di copie in totale. Numeri spaventosi. In netta crescita anche i guadagni complessivi con i software digitali e il numero totale di utenti attivi durante l'anno, che supera quota 100 milioni. Un altro dato da tenere a mente. E chiudiamo questa prima parte con i software in uscita. Sono state confermate per ora tutte le date comunicate in precedenza. Anche Bayonetta 3 rimane nel 2022, insieme a Sparks of Hope, ma purtroppo Advance Wars scivola nella sezione dove è presente anche Metroid Prime 4, i TBA. Quelli che sì, prima o poi usciranno. Ma non è tutto per quanto riguarda Nintendo, perché abbiamo la prima traduzione non ufficiale della trascrizione dell'incontro tra Shuntaro Furukawa e gli investitori. Ed è qui che si inizia a parlare di cose molto interessanti. In attesa di avere il resoconto ufficiale in inglese da parte di Nintendo, dobbiamo accontentarci di quanto tradotto da Robert Cephason per Video Games Chronicle. Sostanzialmente, quando Furukawa è stato interrogato sul futuro di Switch e un suo ipotetico successore, la risposta è stata molto diversa da quanto siamo abituati a sentire. Il presidente, per quanto consapevole che Switch abbia ancora molto da dire nonostante siano passati 5 anni dal suo lancio, ha svelato che la più grande preoccupazione dell'azienda è la transizione alla prossima generazione di console. Riporto citando testualmente la traduzione. Basandoci sulla nostra esperienza con il Wii, il DS e altri hardware, è molto chiaro che uno degli ostacoli più grandi sia rappresentato dal passare con facilità da un hardware al suo successore. Per minimizzare questo rischio, ci stiamo concentrando nel costruire relazioni a lungo termine con i nostri clienti. Mentre continueremo a supportare Nintendo Switch con nuovi software, forniremo anche servizi che richiedono l'utilizzo di account Nintendo e anche altre IP all'infuori del mondo del gaming. Quindi cosa significa? Beh, queste parole denotano una certa consapevolezza da parte di Furukawa, che dimostra di essere completamente allineato con il mercato. Un'importanza fondamentale è rivestita dagli abbonamenti e dalla capacità di ancorare gli utenti ai propri servizi. La vendita degli hardware ha perso la sua centralità. Per questo il presidente ha parlato anche della volontà di voler continuare a espandere l'offerta contenutistica dell'NSO e del suo pacchetto aggiuntivo, proprio per evitare che i giocatori si allontanino dall'ecosistema della grande N. I numeri sono in crescita e sebbene non siano state diffuse statistiche ufficiali, Furukawa ha comunicato che in Nord America gran parte degli abbonati all'NSO ha effettuato il passaggio al tier superiore e a questo punto do praticamente per scontato l'arrivo della famiglia del Game Boy su Nintendo Switch Online. Ma inoltre tutto questo discorso apre le porte, anzi dà quasi una conferma, a un discorso che abbiamo ipotizzato più volte in passato. Se l'obiettivo è quello di non alienare gli oltre 100 milioni di giocatori che sono entrati nell'ecosistema Switch, state sicuri che la prossima console Nintendo sarà pienamente retrocompatibile. Magari i futuri titoli non saranno necessariamente cross-gen, ma di sicuro il prossimo sistema Nintendo non taglierà fuori gli utenti Switch. Mi immagino non solo la migrazione degli account anche su nuovi store, con conseguente passaggio di tutti gli acquisti pregressi, ma anche una macchina in grado di leggere le cartucce Switch. Finalmente, direi. Comunque per ora mi fermo qui in attesa di una traduzione ufficiale da esplorare a fondo. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste affermazioni di Furukawa. Ora però andiamo dalle parti di Sony, perché a quanto pare molto presto vedremo una nuova PlayStation 5. Lo sappiamo con anticipo perché in Giappone ogni qualvolta si ha intenzione di commercializzare un nuovo hardware dotato di tecnologia wireless, bisogna chiedere prima l'approvazione al Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, che rilascia un certificato di conformità alle norme vigenti riguardanti gli apparecchi radio. Ad aprile Sony ha ricevuto questo certificato, che riporta il seriale CFI 1200. La prima PlayStation 5 era contraddistinta dalla sigla CFI 1000, mentre la prima revisione dalla sigla 1200.
1100, quindi è molto probabile che questa 1200 sia la terza PlayStation 5. Eh sì, perché esattamente a maggio dell'anno scorso era successa una cosa del genere, con Sony che aveva commercializzato una revisione che differiva dall'originale solo nella componentistica interna e null'altro. Scenario che probabilmente si ripeterà anche una seconda volta. Una scelta dettata dall'ottica del contenimento dei costi e nel tentativo di aggirare la crisi dei semiconduttori. Quindi, tranquilli, la nuova PlayStation 5 sarà esattamente come quella che ancora non siete riusciti a comprare. Mastodontica e sgraziata. E chiudiamo questa lunghissima puntata, io ve l'avevo detto, con una breaking news. Sono stati rimandati al 2023 sia Redfall sia Starfield. Decisione che arriva con un comunicato secco e diretto, senza giri di parole. Bethesda ha comunicato sui social che i due titoli sono stati rimandati alla prima metà del 2023, citando la volontà di voler presentare due giochi estremamente ambiziosi nel migliore stato possibile. E che dire, in parte c'era da aspettarselo. Di Redfall abbiamo visto solo un trailer in CGI, di Starfield ancora troppo poco e non c'è stato ancora un reveal formale del gameplay, nonostante si tratti di una produzione in sviluppo ormai da svariati anni. A questo punto c'è da chiedersi se Starfield sarà ancora il protagonista dell'Xbox Showcase previsto per il mese prossimo, e poi anche come Microsoft deciderà di arginare un buco tale nella sua lineup di fine anno. Ma soprattutto, secondo voi, il 2023 non rischia di diventare un anno ricchissimo? Forse anche più del 2022. Se c'è una cosa che però abbiamo definitivamente imparato è che delle parole di Todd Howard non ci possiamo fidare. Comunque, staremo a vedere. Voi poracci, che ne pensate di questo rinvio? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 sul sito Viola per una nuova live, altrimenti a domani, come al solito, con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porofuru Michele Kawa, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono stati rimandati al 2023 sia Redfall sia Redfield e Starfall. Redfield sia Redfield Starfall.